Avete sentito? Appena troverò il petrolio, ecco quello che comprerò. Una bella automobile. È solo una scatola di latta. Io preferisco trovare una bella bionda. È tutto fumo e niente arrosto. Vieni con me, con le donne sono un demonio. Cioccolata, noccioline, popcorn, sigari e sigarette. E questo è niente. So di un tizio che ha guadagnato $70,000 in un minuto con un pozzo di petrolio. Jim Garner dice che anche i treni andranno a benzina. È finita l'era del carbone. Ah? Non hai saputo di quei due fratelli che hanno inventato l'aeroplano? Oh, non raccontare balle. Signori, biglietti, prego. Non mi va di viaggiare con certa gente, perché non mettete altre vetture? Ha ragione, colpa di questi cercatori di fortuna. Ma non lo dica a me, se la prenda con Garner. Sì, è vero, però voglio dirvi una cosa. Questa è l'era del petrolio, fatevi sotto e non perdete l'occasione. Tieni, leggi questo. Sentite cosa dicono? Sì, caro, però tu sei un agricoltore e non sai niente di questo petrolio. E che c'è da sapere? Fai un buco per terra e viene su. Lavora con Jim Garner e sarai pagato oggi stesso. $10 come salario e diventerai milionario. Hai sentito quell'uomo cosa ha detto? Ho sentito, Tom. Sì, avevi ragione. Punto una giornata di lavoro. Che ancora non hai fatto. Che farò? Sta tranquillo e diventerò milionario. Questo lo dici tu. Se Garner ce l'ha fatta, ce la farò anch'io. Usa un po' della sua fortuna per vincere. Altro che fortuna, io saprei come usare i milioni che ha messo in banca. Mi accontenterei anche del suo vagone privato. Serviti pure, è dietro di noi. Devo vedere signor Garner. Lui in riunione. Davvero? Ehi, riunione ora finita. Mi cercava, signor Garner? Sì, Joe. C'è il telegrafo a Claiborne? Sì, però ci fermeremo solo un minuto. Non basta, ho troppi telegrammi da spedire. C'è un orario da rispettare. Non mi interessa, è chiaro? Bene, signor Garner, come vuole lei. Riesci sempre a ottenere tutto, Jim. Esatto. Però non sempre vuoi quello che potresti avere. Scusa, ho molto da fare. Va a raggiungere le amiche. Stazione di Claiborne, si cambia. Scendere, prego. Devo scendere? Mm-hmm. Si cambia. Da noi c'è posto! Ci stringiamo, è meglio! Senti me, bellezza! Dai, molla quei due, ti cedo il posto! Però strillate, tanto non vi sento! Aspetta che torni con i soldi e vedrai! Via una birra, $10 per una birra! Katie, aspetta! Mi aiuti, per piacere! Katie, non devi partire! Walter, mi fai perdere il treno! Ti prego, non lasciare la città! Devo farlo, cerca di capire, io voglio vivere! Avete sentito? Che donna sputa! Walter, avevi promesso che non l'avresti più frequentata. Mamma, non è un atteggiamento molto caritatevole. Nessuno potrà salvarla dal fuoco dell'inferno. Io non voglio essere salvata. Voglio solo andare via. Questo è un discorso che mi piace. Fate largo. Vedrai che tutto si aggiusterà. Trasmetta subito questo telegramma. Oh, non corra. James E. Garner. Oh, l'accontento subito, signor Garner. Chi è la bella peccatrice? Quella è Catherine Ellen, l'autrice di questo libro. Vabbè, piccante come peperoncino. Fare una petizione. E noi la firmeremo. Katie, di che ti dispiace, che non scriverai più nessun altro libro. Ti perdoneranno. Ma a me non dispiace affatto. E non pensate neppure per un istante che io mi penta. Scriverò un altro libro. Aspetta. Katie, nonostante tutto, io ti sposerò. Oh. Walter, tu faresti questo per me? Sì. Da questo momento non sono più tua madre. Oh, oh, Walter! Interessante. Lo devo leggere. Katie. Tu, donna senza pudore. Tu, Jezebel vorrebbe dire? Oh, stia tranquilla, signora Ames. Non sposerei suo figlio per tutto l'oro di questo mondo. Neanche con la forza rimarrei qui in città. Ben detto, sorella. Dagli sotto, metti le locali. E non vi illudete di avermi cacciata. Me ne vado di mia volontà. Vado dove la gente sa di vivere nel XX secolo. Dove è di larghe vedute e a vasti orizzonti. Voglio reggermi in piedi da sola ed essere libera. Non ci andrà se perde il treno, Gioia. Siete chiusi, chiusi, peggio delle ostriche. Ma lei chi è? Fa sempre queste scene alla stazione. È la prima volta che mi lascio trasportare in questo modo. È stato un piacere. So badare a me stessa, non si disturbi. Non ne dubito. Oh, maledizione. Permette? Ma non mi consideri all'antica. Grazie.
Ehi, hey, Zucchero, da dove sbuchi fuori? Ai posti di manovra arriva il comandante. Oh. Ma non c'è neanche un gentiluomo su questo vagone? È il XX secolo. Le donne vogliono stare in piedi da sole, non ricordo. Vieni a sedere qui. Mi lasci stare. Non cercavi un vasto orizzonte? Mi lasci. Io non ti basto, eh? Oh. Oh, lei, la ringrazio. Quello chi è? Jim Garner. Oh. Si accomodi. Prego. Ha l'aria di un vagone privato. È a sua disposizione. Prego, si metta a suo agio. Grazie. Perché non toglie il cappello? Oh, ma lei ha un fonografo. Uh-huh. Una donna coraggiosa. Oh, ma allora lei sa... Quasi tutto. Catherine Allen. La devo chiamare Catherine, Kitty. Kitty è più adeguata. Kitty? Certo, come un gattino selvaggio. Lei invece chi è? Un uomo che ha dei pozzi di petrolio vicino a Sapul. È per caso James E. Garner? Esatto. Lei deve essermi riconoscente. Perché? Ho visto lo sguardo di quel tizio dopo che l'ha baciato. Non l'avrebbe lasciata andare. E non lo biasimo. Perché? Perché una donna prende a schiaffi un uomo? È davvero un gatto selvaggio. È fuori strada, non sono il tipo che lei immagina, signor Garner. Non vada via. Non c'è posto nelle altre vetture. Sono desolato per quanto è accaduto, mi deve credere. La prego, mi lasci andare. Non sono una Jezebel. Non sono neanche una cattiva imitazione. Io insegno in una scuola. Lei è un insegnante? E se non la smette di ridere, la prendo a schiaffi un'altra volta. Mi voglia scusare, credevo che lei conoscesse la vita. E come faccio a sapere che cos'è la vita? Non ho vissuto finora. Ho letto libri, sì, ho viaggiato, ma soltanto con la fantasia. Tutto quello che ho fatto è leggere libri, libri, libri. E poi ne ha scritto uno. Già, per autodifesa. Dove ha intenzione di andare? A Kansas City, per verificare tutte le cose che ho scritto nel mio libro. E per non farmi più chiamare insegnante col tono con cui lo ha detto lei. Fra tanti posti, perché ha scelto proprio Kansas City? Perché ci abita una mia zia. Oh, mi dispiace. Su, andiamo, mi dia modo di farmi perdonare, la prego. Non potrà imparare molto sulla vita da sua zia di Kansas City. Venga nella mia città, a Sapulpa. Vedrà in un giorno tante di quelle cose interessanti quante non ne vedrebbe in 10 anni. Dovrebbe andare a scuola, a fare la luna, tanto per cambiare. Oh, scusatemi, avrei dovuto bussare. Che cos'è, un agguato? Cercavo solo un posto. Lei è matto! Non si può fermare, è un traino in corsa! Sì, lo so. Allora perché l'ha fatto? Il cavallo ha deciso di morire, ho pensato... Che ha pensato? Che andare in giro con la sella è faticoso. Kitty, senta. Oh. Aspetti, non c'è posto delle altre vetture. Ha fatto la strada a piedi, può mandar via un ex combattente. L'ha notato dai pantaloni? Beh, è suo dovere di buon cittadino. Allora, signor Garner, resta qui o lo butto fuori? Credo che alla signorina faccia piacere che rimanga. Lei deve essere una ragazza che ama molto la patria. Beh, dov'è diretto? Dov'ero diretto? Ne stavo appunto discutendo col mio cavallo prima che morisse. Non so decidere se tornare a Sapulpa a marcare le vacche oppure aspettare che finiscano i soldi. Decida dove vuole andare. Lei dove va? Allora, ha deciso? A Kansas City. A Kansas City. L'avverto che ha violato l'articolo numero 3. Ah, davvero? Di regola, in questi casi faccio scendere. Ma per rispetto al signor Garner, questa volta chiudo un occhio. Grazie. È stato molto generoso. Più che generoso. Guarda che cestino da viaggio. Non le dispiace? No, no, faccia pure. Riprendete da dove avete interrotto. È il vantaggio di questi cappelli. Se davvero vuole imparare a vivere, non abbia paura degli ostacoli.
Prima salti il fosso, poi si volte a guardare. È quello che ha fatto il mio cavallo. Ma si è rotto il collo. Mi stava dicendo? Colga le occasioni che le vengono offerte e cerchi di puntare sempre più in alto. Prima che trovassimo il petrolio, dov'è la mia città, c'era la prateria e un pugno di miseri contadini che cercavano di spremere la terra e non sapevano di avere una fortuna sotto i loro piedi. Scusate se ho interrotto la conversazione, ma è colpa del libro. È così divertente. Stia a sentire. Si baciarono e attorno a loro il sole, la luna e le stelle iniziarono una danza vorticosa. Perbacco, quei due hanno rivoluzionato l'universo. L'autore ha diritto alle licenze poetiche, non lo sa? Sarà, ma non ha certo il diritto di scrivere queste corbellerie. Non è così che si giudica la letteratura. Se vuole conoscere il pensiero dell'autore, legga dall'inizio. Va bene, ma non credo che cambi molto. Julie si fermò a un bivio. Giulia. Ah sì, mi scusi. Giulia si fermò a un bivio. Cosa fare? Una strada portava a John e a una vita sicura ma noiosa. L'altra a Roger Hale e all'avventura. Distrugge la poesia. Legga a voce bassa, le dispiace? Ah, ma di buone intenzioni è lastricata la via per l'inferno. Cosa poteva fare? Mi ascolti. Ho conosciuto molte donne, ma a nessuna ho chiesto quello che sto per chiedere a lei. Scenda a Sapulpa con me. E se l'intuito non mi inganna, credo che lei non se ne pentirà. Altrimenti, c'è sempre un treno per Kansas City. No, non posso. Ma perché? Lei non è forse Catherine Allen? Una donna coraggiosa? Sì, ma... se ci fosse qualcuno con me, io... Da sola no. Non la lascerò sola, glielo prometto. Non oserei mai. No, non reggo più questa roba. Chi ha scritto quel romanzo deve essere una zitella inacidita. Scapperebbe via solo alla vista di un uomo. È questa la sua opinione? Già. Sai, io invece credevo che fosse tenera, bella e molto coraggiosa. Ma temo che abbia ragione. Sapulpa! Per Bristol si cambia! Noi arrivati a casa, capo. Vi avverto che staccheranno il mio vagone. Se avete intenzione di andare a Kansas City, cambiate vettura. Siamo arrivati al bivio. Come ha scritto nel suo libro, una strada portava a John e a una vita sicura ma noiosa, l'altra... Sapulpa! Appunto. Io sono arrivato. Addio. Charlie! Ciao. Dobbiamo cambiare vettura. Oh, è magnifico. Non ha sentito quello che ha detto. Devono staccare questo vagone. Si sbrighi, altrimenti rischiamo di perdere il treno. C'è troppo rumore, non la sento. In vettura! Andiamo! Votate per il partito di maggioranza alle prossime elezioni. Non vi abbiamo dato sicurezza? Non abbiamo mantenuto quello che abbiamo promesso? E allora, perché andare incontro all'avventura? Non ha bisogno di guanti per cambiare vettura. Only hired girls put on their gloves in public. But they're cutting off the coach! Sono pronta. Faccia con comodo.
santo cielo, abbiamo perso il treno. Sembrava proprio che avesse deciso di perderlo. Mi poteva avvertire, le mancava la voce. Ho la gola secca a furia di gridare. Non ho sentito, eppure non sono sorda. Senta, io avrei dovuto farlo. Ma certo che avrebbe dovuto. Non sono capace di leggere nel pensiero, io. Ma guarda, il signor Garner! Che diavolo ci farà da queste parti? Senta, ma perché non prendi il cavallo? Mi dispiace molto, signor Garner. La diligenza non può aspettare nessuno. La carrozza dell'hotel sta per partire. Per piacere, non voglio che si disturbi. So badare a me stessa, grazie. Non ne sono sicuro. Mia nonna diceva sempre che dopo il morso di un serpente, la cosa più pericolosa per una donna carina è di volere agire da sola. Io e la nonna non siamo d'accordo. Signor Garner! Signor Garner! Kitty, cos'è successo? Una cosa terribile. Stavo per scendere dal suo vagone quando, senza il minimo avvertimento, il treno si è messo in moto ed è partito. Ma è fantastico. Si accomodi. Speravo proprio che lo perdessi. E ora che farò? Non si preoccupi. C'è un altro treno per Kansas City fra qualche giorno. Così, nell'attesa, andrà a scuola. James Garner sarà il suo insegnante di PE. PE? Pratica ed esperienza. Torcigli la coda, Cherokee! Non c'è nessun rischio. Dai, ho voglia di scherzare. Forza, maledetto schifosissimo pezzo di latta! Dammi retta, butta via quel ridicolo bidone di benzina. Fatti rispettare, Despri. Pensa ai cavoli tuoi. Dan. Daniel Somers, vecchio figlio di un coyote. Che mi venga un accidenti. Che diavolo ci fai da queste parti? Cercavo te, Despri. No, no, non ti ho più visto dopo il viaggio in quella diligenza. Dove diavolo sei stato? A Cuba, nelle Filippine. Senti, qui come vanno le cose? Non vanno affatto bene, Daniel. No. Il bestiame è sparito, sono arrivate le pecore e James Garner ha trovato il petrolio. Porta la macchina alla bottega del fabbro. Ok, capo. Il bagaglio della signorina è nel vagone. Portalo all'hotel. Se dovete andare in città, prendete un'altra diligenza. Ehi, chi crede di essere? Perché, signor Garner? Perché serve a me. Prendete questo per il disturbo. Ma insomma, siete molto gentili. Andiamo, Kitty. Grazie. Hai visto che bel soprabito? Già, troppo bianco per queste strade. Desperit, portami ai pozzi di petrolio e usa la frusta. Che sei venuto a fare da queste parti? Ti ricordi di quel cavallo selvaggio che volevo catturare? Sì, ma quello l'hai preso. Ora sto cercando una puledra. Kitten, you're on your way to a thrill you'll never forget. Io, certo, ne sono sicura. È quasi una promessa. Dammi le redini. Ehi, Desperit, con calma! Buoni! Ti licenzi! Non può, non mi ha ancora assunto. Qui abbiamo finito. Sta per uscire il petrolio. History, che ti avevo detto, c'era o no il petrolio? Già. McGann, perché non hai tolto la trivella? La fune si è inceppata. Vai su e sciogliela. Sarebbe troppo rischioso. La trivella deve essere tolta. State pronti, vado io.
Veramente le stava meglio prima. Buon odore, non è vero? È il profumo della natura, della vita e della libertà. Ah, oh, è bellissimo. Per me è un odore come un altro. Tutto a posto, portatela via. Presto, Joe. Giacimento più grosso. Ed è lì che ora dovremo perforare. Ci sono milioni di dollari. Dai ordine di chiudere. Su, ragazzi, bloccate il flusso! È fantastico, sta cominciando un'era nuova. Sì, ma a me piaceva quella di prima. Quella almeno era meno sporca. Ha ragione. Bel lavoro, Rick. Ci vediamo stasera. Non è ancora niente, Wilkins. Dimentica che in parte è anche mio. E con questo che vuoi dire? Che ho investito quello che avevo per trovare il petrolio. Era la mia terra, la mia fattoria. Non l'hai persa perché avevi finito i soldi, ma soltanto perché in questa attività tu non ci sai fare. Io mi sarei fatto ammazzare, ma non avrei chiesto aiuto. Senta, signor Gunner, non me ne intendo di cose legali, ma io mi prenderò quello che mi spetta. Sono stufo di ascoltarti. Ti ho fatto lavorare, che altro vuoi? Prendi la paga e va via dalla mia terra. La sua terra? Eh già, le appartiene secondo la legge. E lei pensa che nessuno gliela può riprendere, vero? Beh, io lo farò. Se il modo in cui l'ha avuta è legale, lo è anche questo. Grazie, cowboy. Che significa questo scherzo? Non avevo intenzione di raggiungerlo, o sbaglio? Volevo dargli una lezione. E la darò anche a te. Mi stia bene a sentire, io non parteggio per nessuno di voi due. Quando quell'uomo le puntava la pistola, lei era in svantaggio. E allora? E allora quando lei gli è corso dietro con i suoi 80 kg, cosa che lui non ha, era lui ad essere in svantaggio fra di voi. Tu vai in cerca di guai. Meriti che ti dia una lezione. La prego, signor Garner. Dopotutto, le ha salvato la vita. Bene, Kitty, consideri che lei ora ha salvato la sua. Adesso vattene, cowboy, prima che cambi idea. Se ne vada. Vada via, non ha sentito. Dovrebbe decidersi una buona volta. Poco fa mi ha detto di rimanere, ora vuole che mi tolga dai piedi. Oh, oh mio Dio, succedono tante cose e così in fretta che mi pare di essere al circo. E ancora non ha visto niente. Aspetti di arrivare in città. È lì lo spettacolo. Scusi, ma sono costretto a lasciarla sola. Io monto a cassetta, devo fare due chiacchiere con Despre. Certo, gli affari prima di tutto. Parleremo più tardi. Chi le ha dato il permesso di salire? Sa, non sono mai stato un gran camminatore. E poi io le devo la vita. Gliela do, che ne vuole fare? Non mi serve, gliela restituisco. E aggiungo anche un consiglio. Apra la porta e si butti giù senza rompersi la testa. Oh, non si preoccupi per me. Come diceva sempre la mia cara nonna. Non mi interessa affatto conoscere le opinioni dei suoi antenati, la smetta. Non è come lei crede. Rimarrebbe sorpresa se la conoscesse. È molto più moderna dell'autrice di quel libro. Ti pago, ma non mi devi rapinare solo perché hai fumato il calumet della pace con il capo. O sono più cretino di quanto lei crede, o lei è più intelligente di quello che penso. Bene, Desperate, hai vinto. Fissami un incontro con il capo per domani. Una semplice presentazione?
Perché? Cosa proponi? Oh, non so, una bella sviolinata. Quanto verrebbe a costare il concerto? Un mucchio di soldi. Se devo maltrattare la verità, devo essere pagato. Io sono molto sensibile in fatto di coscienza. Desperate, sei un ladro. Aggiungo 200 e così facciamo 1000. Ma voglio un concerto d'alta classe. Ci penso io. Abbiamo saputo del pozzo, Garner. Diventerai multimilionario. Vi ringrazio, gente. La mia fortuna farà di Sapulpa la città più bella del sud-ovest. Sarete pagati molto Cominci di più. Cominci intanto a pagare me per l'uso della diligenza, signor Garner. Desperate, lavori per me o per lui? Sentiamo, perché hai fatto scendere a terra tutti i clienti del mio albergo? Calmati, Bessie. Prima di prendertela con me, lascia che ti spieghi. È stata colpa mia. È con me una scrittrice famosa. Un suo romanzo non tarderà a diventare un classico. Si intitola Una donna coraggiosa. Ma allora è Catherine Hale. Spero vi sentiate come me, onorati per la sua presenza. Lei? Se delle persone come lei vengono in questa città, vuol dire che è diventato importante. Non so più cosa dire. Chieda a sua nonna di suggerirle qualcosa di appropriato. Bene, io sono arrivato. Ho il grande onore di presentarvi l'illustre ospite. Non ti ho detto di andar via dalla città. Sì, ma non potevo certo partire prima di arrivare. Eccola qui, la nostra ospite, Miss Catherine Allen. Benvenuta a Sapulpa. Grazie. Ma guarda un po', chi l'avrebbe detto? Mai giudicare un libro dalla copertina. È quello che avrebbe detto anche mia nonna. Beh sì, e questo è Dan Somers, è un amico mio. Non basta per fargli avere una camera. Sono al completo. Un momento! Ha buttato a terra Jim Garner e gli ha fatto mangiare la polvere. Bene! Piacere di conoscerti, ragazzo. Gli daremo la migliore. Hai visto, Dan? Torna al bar. Vero, un bel posticino. Già, certamente il migliore di tutta la zona. Bessie? Miss Baxter? Miss Allen? Molto lieta. Piacere. Lascio Miss Allen un po' nelle sue mani. Me la tratti bene, mi raccomando. Ma naturale. Dato che è sua ospite, vorrà per lei una stanza adeguata. Ma certo, la migliore. Cherokee, hai portato i bagagli? Tutto a posto, capo. Allora, Max, numero 3. Subito. Grazie. Si troverà molto bene. Oh, sì, non ne dubito. Metta l'abito più bello. Stasera andremo a divertirci. Oh, si tratta di uno spettacolo. Esatto. Si accomodi. Cherokee, prepara il bagno. Bene, capo. Prego, si accomodi. Che cattivo odore. Apro la finestra, c'è bisogno di un po' d'aria. Va un po' meglio, no? Allora, è di suo gusto? Certo. Non ho mai visto una camera più bella. Ne sono sicura, mia cara. L'ho arredata io stessa. Incantevole, Miss Baxter. No, chiamami Bessie. Ti aiuto a disfare le valigie. Devi avere un sacco di bei vestiti. Oh, mio Dio, quanto pesa. Ma che diavolo trasporti? Lingotti d'oro, forse. Hai quasi indovinato. Sono copie del mio libro. Quando hai cominciato, cara? Un giorno che mi annoiavo. La solita storia. Sempre la stessa. Lavoravi in campagna? Davo lezioni. In quella materia? Sono un insegnante. Appunto, avevo capito bene. Su, vieni con me. Perché prima di iniziare non dai un'occhiata all'ufficio del direttore, cara? Tieni. Ehi, che significa? Che se ci prova lo riprendo a schiaffi. Tu hai preso Jim Garner a schiaffi? Ma certamente. E sei ancora qui? Mi pare che sia evidente. Vieni con me, cara, sediamoci. Devi dirmi tutto dall'inizio. E la luna risplende sopra gli alberi, la brezza mormora, i grilli cantano. Oh no! Sotto il cielo lascio dorme, forse non sa
Che penna rossa per lei morirà. È bellissima. Grazie. Al bestiame piace molto. Oggi hai fatto un grosso errore, cowboy. Sì, e quale? Qui la gente darebbe un occhio per entrare nelle mie simpatie. Le faccio una proposta. Cerchi un altro che le punti la pistola addosso e ricominciamo da capo. Ti è andata bene. Ringrazia lui che non c'era. Altrimenti non saresti qui a fare il bagno. Se fosse stato in grado di reggere la pistola meglio di quel tizio, ma ne dubito. Tu disposto a controllare? Cherokee, vieni qua. La schiena. Subito. È a pieno servizio. Comunque mi hai aiutato. Voglio darti $100 purché te ne vada. Così poco. Si è messo in svendita. Va bene, facciamo 200. Mi inizia a farmi guadagnare tanto facilmente. Rischio di diventare come lei. Ed eccomi qua. Insomma, gli hai raccontato tutto di te stessa. Nei minimi particolari. E ha insistito per farti scendere. Beh, mi ha quasi pregato. Due sono le cose. O è diventato vecchio o hai fatto centro. Certo, lui crede che io abbia perso il treno. Ma in confidenza l'ho fatto apposta. Non volevo che mi prendesse per una ragazza che va in giro per il mondo da sola senza uno chaperone. Senza un che cosa? Uno chaperone, una donna tipo mia zia Clara. No, non ci siamo, cara. Tua zia non saprebbe cosa fare in un ambiente simile. Qui ci vuole la tecnica di una professionista. Mi accetti come membro della famiglia? Sono zia Bessie. Bessie, sei fantastica. E ora al lavoro, carta in tavola. Sei pazza di quell'uomo, di la verità. Sai, ho scritto di lui prima di averlo conosciuto. È esattamente come Roger Hale del mio romanzo. E lui la introdusse in un mondo nuovo, ricco di eccitanti avventure. Poi si sposarono e vissero felici e contenti? È naturale. Sì, come idea non c'è male, ma ti voglio avvertire. Se miri a cogliere i fiori d'arancio con Jim Garner, preparati a giocare una difficile partita. Sarà difficile, ma sono sicura che vincerò. Ehi, cowboy, spogliati. Ehi, tu, vestito, via. Sentito? Un momento, adesso sono occupato. Togliti di dosso il mio vestito. Eh? Non trova che mi stia bene? No, ho un'altra taglia. Non mi voleva dare $200. Sta facendo un affare. Allora lo fai da solo o te lo faccio togliere da Cherokee? Vuole dire da lui? Ora. Tu sentito, capo. Chiedo scusa alle gentili signore. You want a job? Yep. Ti assumo. Cherokee, mi hai deluso, sei licenziato. Cosa dovrò fare? Il suo lavoro. Accetti? Vestito compreso? Uh-huh. Credo che possa funzionare, purché non le debba lavare la schiena. Comincia buttandolo fuori. Sentito il capo? Muoviti. Bene, ci vediamo in sala, Kitty. Alle 8, puntuale. Sarò pronta. E ricordi, l'aspettiamo. Oh, dopo di lei, capo. Kitty, è splendida. Mi toglie il fiato. Anche lei mi lascia senza respiro. Questo mi lusinga. Buonasera, signor Garner. Signora Waldron? Apri i battenti. Bonsoir, monsieur Garner. Buonasera, Pierre. Le abbiamo riservato il posto. Il suo tavolo è al centro. Non sarà troppo vicino all'orchestra? No, monsieur. Conosco le sue abitudini. Buonasera. Buonasera, signor Garner. Buonasera. Buonasera. Grazie. Grazie, Kelly. Oh, me ne ero dimenticato. Che ci fai qui? Sto curando i suoi interessi. Sei stato invitato? No, però se la devo proteggere, devo starle vicino, non crede? Su, vattene. Vuole proprio che me ne vada? Precisamente. Accetto sempre i consigli.
Ma perché 4 bicchieri? Perché pensavo che volesse fare il suo giochetto preferito con lo champagne. No, no, stasera no. Oh, la prego, lo faccia per me. D'accordo, voglio che si diverta. Il gioco consiste nel riempire tutti i bicchieri allo stesso tempo. E senza muovere la bottiglia. Guarda, le pensa tutte per incantare le donne. Geloso? Uh-huh. Anch'io. Oh, è stupendo! È come in una favola. E lei è la regina. Two lips, two arms, and we have love to burn. Which way shall we turn? Put your arms around me, honey, hold me tight. Huddle up and cuddle up with all your might. Oh, babe, won't you roll those eyes? Eyes that I just idolize. When they look at me, my heart begins to flow. Then it starts a-rocking like a motorboat. Oh, oh, I never knew any boy like you. Put your arms around me, honey, hold me tight. My honey, who? Paddle up and paddle up with all your might. Oh, honey, oh, 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 won't you roll your eyes? Big eyes that I just idolize. I really do. When they look at me, my heart begins to flow. My honey, who? So funny, I know I could be true to only one. Only one. Maybe two. Maybe two. Maybe four and many more. If they were all like you and you and you. Ehi, quelle sì che sono donne, vero? Al Dalton! Dan! Non mi direi che hai fatto pace con lo sceriffo? Oh, io e i cittadini più sensibili siamo giunti ad un accordo. Quando lui è in città, loro alzano bandiera e io non mi muovo. Invece quando è assente... Senti, corrono voci che ti sei un po' rammollito. Ah, sì, e chi le ha messe in giro? Se non sono vere, forse mi potrai aiutare. Certo. Conosci Jim Garner? Getta via quella pistola! Lasciami stare! Garner merita queste altre! Calmati, Al! Io l'ammazzo, è un miserabile, un uomo meschino, un vigliacco. È una persona onesta. Vattene via, cauto. Smettila. E anche se fosse un uomo presuntuoso e un pallone gonfiato, nessuno deve dirlo in mia presenza. Desperi, portalo via. Ma lei ha sentito? Quell'uomo la voleva uccidere. Proprio non capisco. Io vado sempre d'accordo con tutti. Mi dispiace dirlo, signor Garner, ma lei si fida troppo. Era un rivale in affari, lo sa, e neanche l'unico. Bel lavoro che ho trovato in questa città. Ti dispiace cambiare di posto? Oh, no, non me lo chieda. La nonna mi ha insegnato che non è da gentiluomo puntare gli occhi addosso a una signora. Posso entrare? Avanti. Ti ho portato anche un bel bicchiere di succo d'uva, il mio tonico preferito.
Come va? Mi sembra di vivere su una nuvola. Oh, andiamo, cara, raccontami tutto di ieri sera. Ogni particolare, cosa ti ha detto? Che sono bellissima. Ha detto proprio così. D'accordo, e poi? Che sono diversa, ha detto anche questo. Disinteressata? Uh-huh. E che lo intimidisco. Ne sei davvero sicura? Non ha mai incontrato una donna come me. Sì, ne sono sicura. Bene, mi hai convinto. Adesso dov'è? È andato alla riserva a parlare con gli indiani e tu faresti bene a imparare il loro linguaggio. Au. Au, uomo bianco. Salve, Desperi. Il signor Garner e l'avvocato Bennett. Mason, il loro agente. Piacere. Richard, il capo squadra. E Dan. Dan Somers. Salute a te. Salute a voi. Oh, sì, sì. Aquila Rossa. Questo è Jim Garner, grande capo bianco di Sapulpa. È qui per accordo. Lui come grande vento. Lui parlare e l'erba, gli alberi, le lepri, tutti tremare. Grande uomo. Potentissimo. Lingua molto tagliente, come coltello. Mi è costato $1,000. Capo bianco, tu dire. Aquila Rossa. Voi avete troppa terra, dalla pianura fino a oltre le montagne. Questa terra ha solo alberi e rocce. Non è buona per il grano. I bufali sono spariti, i cervi se ne andranno e patirete la fame. Spaventato? Signor Mason, vedo che ha con sé la nostra offerta. Esatto. Siamo disposti a dare agli indiani il 12,5% di ogni dollaro guadagnato col petrolio, il che significa migliaia di dollari al giorno. Tutto quello che c'è da fare è firmare l'accordo. Che ne pensa? Tu cosa dire, piccolo uomo con barba? Perché io? Oh, no, io non me ne intendo. Puoi chiederlo a lui. Dan va molto forte col ragionamento. Quale tua opinione, figliolo? Mi metti in imbarazzo. Digli cosa ne pensi. Per me sono degli sciocchi. Io non capire. Sciocco è lo scoiattolo che si fa fregare dal picchio le noci che aveva messo da parte per l'inverno. Nostro amico avere parlato. Con questo cosa credi di ottenere? Denaro no di certo. Figliolo, noi firmare accordo con te. Ti ringrazio, non è quello che cerco. Il petrolio non mi interessa. Lo spero proprio. O sarà peggio per te. Non è finita qui, Aquila Rossa. La spunterò, dovessi anche andare a Washington. Andiamo. Preferisco stare dietro. Oh, Jim, è bellissimo. Le terre degli indiani. Ho saputo che le cose sono andate male. Mi dispiace moltissimo. Sì, ma non tutto è perduto. Domani farò agli indiani un'altra offerta. Poi andrò a Washington. Quello che voglio ottengo. Sarò anch'io su quel treno domani sera. Non è vero? Sì, certo. I hope my ticket's been validated correctly. Fa vedere. Sarebbe un guaio se non potessi partire. Non credi? Sì, un bel guaio. Ma Jim! Ma tu credevi davvero che ti lasciassi andare? No, però non ero sicuro. Sono pazzo di te. E tu lo sai. Non avevo intenzione di usare il biglietto. Non ne hai bisogno sul mio treno. Sono io il proprietario e il macchinista. Tutti i posti che hai sognato di vedere sfileranno davanti al finestrino del nostro vagone. Chicago, New York, Londra, Parigi. Caro, non mi importa di andare sulla luna. Posso rimanere qui. Purché noi due stiamo insieme. Per sempre?
Per sempre. Ho l'impressione che mi terrai legato a te per molto tempo. Ad ogni modo, se durante il nostro viaggio ti stancherai di me, basta che tu lo dica. È così che tu hai intenzione di viaggiare? È l'unico modo. Ma se accetti, non te ne pentirai. Sono sicura che non me ne pentirò. Perché il viaggio è già finito. Aspetta, dove vai? Kitty, torna indietro. E la luna risplende sopra gli alberi, la brezza mormora, i grilli cantano. Sotto il cielo la scuo dorme, forse non sa che penna rossa. Che ci fa fuori a quest'ora? Quello che mi pare. Camminare di notte per questa strada è un po' rischioso. Perché non sale? Molto gentile, la ringrazio, ma so benissimo cavarmela da sola. Sì, non ne dubito. Però faccia attenzione ai serpenti, ai coyote, ai ladri. Ci sono anche dei puma da queste parti. Ma se sa badare a se stessa, non è un problema. Forza, bravi! Vai, Stubby! Grazie, amico. Fermo! Ehi! Buoni, buoni! Aspetti un momento! Io ho cambiato idea! Era quello che speravo. We both look kinda lonesome, the way we was. Yeah! Moon sure is pretty tonight. Don't you feel like talk? Ho sentito dire che gli indiani vogliono trattare con lei. Già. E che ha intenzione di fare? Niente. L'immaginavo. Un vero peccato. Perché? Perché è una fortuna che non capita tutti i giorni, ne dovrebbe approfittare. Lo crede davvero? Lei no? Beh, io non ci ho mai pensato. Che dovrei fare? Non crede che sia ora di cominciare a pensarci? Vuole forse rimanere cowboy per tutta la sua vita? Fare lavori strani, indossare gli abiti degli altri? Ma non si rende conto che può controllare ogni cosa, essere grande, importante più di chiunque altro in questa zona? Sarebbe soddisfatta se tornassi indietro a dare un pugno in faccia al signor Gardner? Risponda. Oh, pensa ai cavalli, Moggy. Pare ci sia una conferenza. Dan, potrei essere così. Come la luna? No, che sciocchezze. Voglio dire, un giorno forse tutti ti guarderanno. Anche subito, se sto in piedi in cima alle scale. Oh. Dan! L'hai fatto per noi? Che ho fatto? Vieni, ti stanno aspettando. Ma sì, ma... Ah, ti siamo tutti riconoscenti. Siamo tutti. Ci farai diventare ricchi. Bravo. Bravo. Bravo, ragazzo. Fammi stringere la mano che ha risvegliato Sapulpa. Bravo. Tu sei la nostra salvezza. Rick e quattro uomini di Garner sono dalla nostra parte. Chiudi il becco, Wilkins, e glielo dico io, Dan. State zitti e lasciate parlare me. Noi vogliamo che firmi il patto con gli indiani. Tutta la città è schierata con te contro Jimmy. No, è vero. No, io non me ne intendo di petrolio. Ma io sì. Forse non so fare altro, ma in questo campo sono questo bravo. Si chiama parlare. Non sono un uomo d'affari. Ti aiuteremo non noi. Non puoi, oh, lui puoi salvare. Sì, certo, vi ringrazio, ma per estrarre il petrolio ci vuole denaro. Esatto, ma di questo ti volevo parlare. L'abbiamo trovato, ci siamo tassati tutti. Saremo noi e gli indiani al posto di Gara. Cosa rispondi? Mi dispiace. Non puoi tirarti indietro. Gli indiani vogliono te. Dan, possiamo farci. Non sono l'uomo che cercate. Invece ti sbagli, sei proprio tu quell'uomo. Se tu rinunci, il petrolio finirà nelle mani di Garner. Toglierà la terra agli indiani e per farlo andrà fino a Washington. Ascolta, se ce l'ha fatta lui, ce la faremo anche noi. Sì, è vero. Dan, se a te non interessa migliorare, pensa a tutte queste persone. Già, è la nostra occasione. Certo, se sfrutteremo quelle terre, ci sarà benessere per tutti. E costringeremo Garner ad abbassare la cresta. La ragazza cervello! Ah, bene, sembra che abbiate già deciso senza avvertirmi.
Non è mio il denaro e non è mia la terra. Ma capisco le vostre posizioni e voglio aiutarvi. Però credo sia necessario che rifletta sulla proposta prima di rispondervi. È una saggia decisione. Birra gratis per tutti. Occhio io, ragazzi. Non credi di avere scelto l'albero sbagliato per cogliere quei fiori d'arancia? Tutti al bar, ragazzi! Forza! Dan, su, vieni. Non vorresti ballare con me? Beh, mi è successo di tutto. Ci mancava una ragazza che mi invitasse a ballare. Dan, non sono fatta di cristallo. Eh? Non vado in pezzi. Oh. Però stai attento. Non so dove vanno i piedi. Non è vero, balli benissimo. Sicure? Questo vi serva da avvertimento. Dan, fermi, Dan. Ci penso io. Dan. Ehi, che è successo? Cerca di indovinare. Garner? Hai vinto un viaggio gratis. Ho avuto modo di riflettere sulla proposta. Domani andremo a Washington. Il presidente non ti ha ancora ricevuto? No, sto scaldando la sedia. E Jim è entrato? Già, è entrato e uscito almeno 10 volte. Aggiusta la cravatta, mettiti in ordine. Perché? Devono farmi forse la fotografia? Il presidente l'aspetta, signor Garner. Grazie. Signori? E allora cosa ne dite, ragazze? Potremmo raccontare di aver visto qualcuno che ha visto il presidente. Signori, tengo ad avvertirvi, sono prevenuto a favore degli indiani. Se la terra deve essere sfruttata, esigo che ne ricavino il maggior vantaggio possibile. Ho esaminato attentamente le vostre richieste e ho preso una decisione. Vedo che ha l'appoggio del dipartimento, signor Garner. E inoltre ho esperienza e adeguati mezzi finanziari, signor Presidente. Lei ha tutti i requisiti. Chi è l'altro richiedente? È Daniel Somers, un cowboy dell'Oklahoma, senza un dollaro e senza preparazione. Somers, Dan Somers è a Washington. Sta aspettando fuori, ma il dipartimento... Al diavolo il dipartimento! Sergente Dan Somers. Sì, signore. Vieni qui, figliolo. Lieto di rivederti, come stai? Non c'è male, signor Presidente. Mi fa piacere. Dove sei andato dopo Cuba? Ho vissuto nelle Filippine. Nelle Filippine, eh? Su, vieni dentro. Ehi, ma come hai fatto ad arrivare a San Juan prima di noi? Non me l'hai detto? Colpa delle mie gambe lunghe. Le gambe lunghe. Mio figlio ha un cane con le zampe lunghe. L'ha chiamato Sergente Somers. Spero che sia di razza. Ah, sì, certo, vieni. Il sergente era uno degli uomini migliori del mio reggimento. Dimmi se questa non è una sorpresa. Io suppongo che vi conosciate. Certo. Allora, la mia decisione, come ho detto prima, è nell'interesse degli indiani. Vedo, signor Garner, che lei offre loro solo il 12,5%. Il sergente, invece, il 50%. Senza alcun dubbio, è da preferire. Logico, ma c'è da prendere in considerazione il fatto che il signore qui presente manca di denaro e di esperienza. Lo so. Un utile del 50% non si è mai visto. È una cosa assurda. Come faccia il signor Somers a operare in questo campo senza avere esperienza e con una manodopera non qualificata, per me è un mistero. Chiediamolo a lui. Puoi rispondere alla sua domanda? Quello che ha detto il signor Garner è vero. In effetti i miei amici sono un gruppo di poveri agricoltori. Gli stessi uomini che al tempo duro dei pionieri, col sudore della fronte, dissodarono la terra. Non se ne intendono di petrolio, ma sono convinto che ce la faranno, perché per loro è l'occasione di emanciparsi, di avere qualcosa che gli appartenga. E a proposito del 50%, io sono cresciuto in mezzo agli indiani e ho visto benissimo come vengono sfruttati. Ma se giudicate irragionevole l'offerta di una metà di ciò che già gli appartiene, beh, vuol dire che la vostra logica non è uguale alla mia. Ne deduco che non agisce per motivi di interesse, signor Somers. No, lei si sbaglia. Non si fa niente per niente. Io ho l'1% delle azioni in questo affare. Sergente,
Quanto tempo pensi di impiegare per estrarre il petrolio lavorando sodo? Secondo il caposquadra, 4 mesi. Signori, la nostra nazione deve tutto il suo progresso a questi piccoli gruppi di pionieri. Uomini che non avevano altra ricchezza, solo il loro coraggio. Questo, signori, è lo spirito dell'America. Sergente, voglio dare anche a te un'occasione. Grazie molte, signore. Hai 4 mesi di tempo. Rimane inteso, signor Garner, che lei subentrerà al suo posto nel caso che il signor Somers non rispettasse i termini di produzione e di consegna. Sono stato chiaro? Sì, signor Presidente. Buongiorno, signori. Congratulazioni. Ma è solo il primo round. Su, bisogna festeggiare. Ma sì, è una buona idea. Resta inteso che la concessione fatta a Daniel Somers & Company verrà dichiarata nulla qualora l'estrazione non avvenga nei termini stabiliti e la Daniel Somers & Company non consegni un minimo di 10.000 galloni di petrolio alla raffineria di Tulsa, in Oklahoma, entro il prossimo 31 agosto. Chiaro e conciso. E intransigente. Che sta facendo il cowboy? Si è messo al lavoro. Credi che sia una cosa facile consegnare 10.000 galloni di petrolio entro la fine di agosto? Io potrei. Ah, ma per te è diverso. Fermate i carri! Fermi! Cominciate a scaricare il legname, proveremo qui. Dove? A 3 passi dalla roccia su cui è seduto Despri. Do fastidio a qualcuno? 1, 2, 3. È qui. No, qui. Veniamo a un compromesso. Tu sei sicuro? Sì, certo. Conosco ogni centimetro della riserva e ho un fiuto per il petrolio che non mi inganna mai. Speriamo bene. Stai cercando qualcuno, Cherokee? No, qualcuno. Io cercare te per lavoro. Mi dispiace, ma qui non abbiamo bisogno di guardie del corpo. Torna dal tuo capo, c'è un posto libero. Su agente, non mia agente. Tu con indiani, io lavorare con te. Davvero tu hai intenzione di lavorare? Sicuro, io forte. Bene, comincia a scaricare quei carri. Poi ne parleremo. Certo, capo. Dan! Stavamo aspettando te per dare il primo colpo. Avanti, cara. Dagli sotto con tutta la tua forza. Mi fate davvero un grande onore. Attenta. Forse hai bisogno che ti aiuti. No, faccio da sola, ci tengo. Ferma. Dobbiamo battezzarlo. È l'ultimo sorso. Il prossimo dopo la consegna. Con i migliori auguri. Pronta? Se togli la mano è meglio. Ho fiducia in te. Falla fermare. Quanto è profondo? Quasi 900 piedi. Più in giù si va, più aumenta la speranza. Come per tutte le cose, Wilkins, bisogna insistere per avere qualche risultato. Faremmo prima con un'asta di ricambio. Questa ha bisogno di essere sostituita. Con un ritmo simile non so quanto reggerà. Perché non ne compriamo un'altra?
Perché la fabbrica che le produce è di proprietà del nostro amico Jim Gardner. Tesoro, ma dove hai vissuto per tutto questo tempo? Potremmo andare a prenderla a Kansas City. Solo per la consegna ci vogliono 2 mesi. E ci restano appena 2 settimane. Vieni, loro sanno bene cosa fare. Non hanno bisogno delle nostre chiacchiere. Andiamo. Beh, ciao Dan. Katie, io avrei una cosa per te. Sabbia petrolifera? No, è la terra da dove sorge l'arcobaleno. Che cosa significa? Vedi, puoi scorgere l'arcobaleno solo dopo la tempesta, quando il cielo torna sereno. E se riesci a seguirlo, scoprirai che nasce da un vaso pieno d'oro. Una bottiglia piena d'arcobaleno, questa sì che mi darebbe subito alla testa. Bene, ciao Dan. Ciao. Pronti? Tutti insieme, ragazzi. Buonasera, Miss Katie. Salve, Despin. Immagino che la nonna ti abbia insegnato che chi fa da sé fa per tre. Non diceva proprio così, comunque. Non importa cosa diceva, dai a me. È luna piena. Hai espresso un desiderio? No, ma se l'avessi fatto avrei chiesto di vederti qui dove sei. Dan, lo faccio io per tutti e due. Ti dispiace? Tutto quello che desideri tu mi sta bene. Non sei uno che parla molto. Forse perché mia nonna mi diceva sempre che il secondo violino deve attendere che arrivi il suo turno per farsi ascoltare. Se avessi espresso un desiderio, quale sarebbe stato? Conosci quell'ansa del fiume dove crescono i salici? Mm. È lì che vorrei costruirmi una casa. Oh, non credevo che tu tenessi a queste cose. E invece ci penso da tanto, fin da quando ero ragazzo. Mi mancava molto nelle Filippine. La sognavo ad occhi aperti. Il fumo che esce dal comignolo. I cavalli nel cortile. E vedevo anche una ragazza che mi aspettava sotto il portico. Ma ora che corro il rischio di diventare un magnate dell'industria, la cosa è diversa. Vedo una casa più grande per i bambini che arriveranno, e ci vorrà un bel camino. E per i cavalli ci sarà una stalla, non possono stare nel cortile. E questo è tutto quello che vuoi? Beh, che altro c'è? Oh, Dan, se io diventassi un magnate dell'industria sarei molto più audace. Avrei automobili, un vagone delle ferrovie privato, o meglio ancora un treno intero. E se un giorno trovassi un uomo da poter amare, lo farei salire. Viaggerei con lui fino all'ultima stazione, per tutta la vita. Davvero? Sì, per tutta la vita. Sarei intraprendente, audace. Sai, mi piace questo discorso sull'intraprendenza. Io... è meglio che vada. Ci siamo. Vero, Rick? Stappa il naso. Odora. È petrolio, sono sicuro. È gas quello che hai annusato. Poi viene il petrolio. Sarà un getto alto come una torre. Come fai ad accorgerti che è arrivato il momento giusto? Si avverte un rumore cupo e poi l'impianto trema come per il terremoto. Fra quanto? Da un momento all'altro. Avete sentito? Ce l'abbiamo fatta! C'è il petrolio! Toglietela. Tutti a tavola! Avanti, ragazzi! Lavatevi! Forza! Avanti! Approfittate, è l'ultimo pasto caldo. E non si fuma più. Ok.
È rischioso con tutto il gas che sta uscendo. Se io avessi in banca 3 milioni, è una pupa bella da impazzire. Se riuscissi poi a sposare Eddie Green, potrei sentirmi come un re. Ma che cosa è successo? Non fare lo stupido, Daniel! Hanno tappato il becco al merlo canterino del Mississippi. Su, vieni a mangiare. Grazie. Tocca a me per primo. Che buon odore. Sì, gentile, passa agli altri. Oh, no, grazie. Oggi non ho appetito. Sembra un bambino che aspetta Papà Natale. Beh, come tutti noi. Ancora vivo. Prendi la carrozza, Despi. Fate piano. Resta qui e fai un controllo. Già, c'è poco da controllare. Ci vediamo all'hotel. Ho mandato un telegramma alla moglie. Come sta? Non lo so, il dottore lo sta visitando. Allora? È rimasto solo un buco nel terreno. Vuoi dire che il petrolio... Ci servirebbe una trivella mobile. Ora potete entrare. Come va, dottore? Ciao, Wilk. È venuto su all'improvviso, non è vero? Sì, certo. Quindi ora siamo ricchi, non è così? Sì, ma adesso pensa solo a guarire. Emma mi diceva, scherzando, che con il ricavato del primo barile di petrolio le avrei dovuto regalare una macchina da cucire. Daniel, ti incarichi tu di fargliela avere. Stai tranquillo. È la prima cosa che farò. Allora non mi devo più preoccupare di nulla. Non mi devo più preoccupare. Ce l'ho io una macchina da cucire. No, grazie. Gliene compreremo una nuova. Dan. Ora che ci penso, ho visto Cherokee vicino alla caldaia mentre mi lavavo. Non è stato un incidente, l'hanno sabotato. È così come dei cretini siamo caduti nella trappola di Garner. No, Dan, dove vai? E se non fosse vero, qualcuno potrebbe essere ucciso, lo capisci? Un uomo è già stato ucciso. Ma non risolveresti niente, che cosa credi? Lascia che ci pensi io. No, Katie.
Ogni cosa sparita, torre saltata. Io ho usato dinamite. Bravo, eh? E credi che sia contento? Certo. Non è vero, perché l'hai fatto? Io non volere cowboy, tu non volere cowboy. Ora io lavorare per te. Pezzo di idiota. Devo vedere il signor Garner. Mi dispiace, è occupato. È importante. Jim, Dan sta venendo qui. È convinto che tu hai fatto saltare il pozzo. Digli che si sbaglia, io non c'entro affatto. Jim, qualcuno può rimanere ucciso. Grazie per l'avvertimento. Non vuoi che succeda a me? Io non voglio che succeda a nessuno. Ci hai messo a terra, non ti basta. Jim, fermati prima che la cosa peggiori. Lo sai che ti trovo cambiata? Sei anche più bella di prima. E togliti dai piedi. Dan, gliel'ho appena chiesto. Lui con l'esplosione non c'entra affatto. Non sono stato io, altrimenti ti avrei fatto saltare assieme al pozzo. Di lei non sono ancora sicuro, ma sull'indiano non ho il minimo dubbio. L'ho visto venire qui. Wilkins è stato ucciso. E a costo di mettere a ferro e a fuoco tutta la città, qualcuno la deve pagare, cominciando da quel verme. E adesso lei ci deve sostituire la trivella. Perché non la vai a prendere? Sì, ci andrò. E dirò allo sceriffo perché l'ho ucciso. Come lo giustificherà? Difesa personale. Quello che dirò se ti troveranno morto sulla mia proprietà. Dan, ti devo parlare. Hai scelto di stare con lui, restaci. 4.475. Ehi, fare fuoco per la prateria per prendere questa trivella è stata un'ottima idea. Può darsi, ma è presto per dirlo. Continua a lavorare. 4.478, 4.479... 4.480, 4.400... Sono 6 ore che andiamo su e giù con la trivella. E ancora nessun segnale. 4.480... Oh, 4.484... 4.000... Ah, un coyote. 4.485, 4.486, 4.487. Qui è tutto pronto, deve solo uscire. Yeah. Quando? Tieni, un po' di caffè. Eccoli che arrivano. Restate fermi dove siete. Continuate a lavorare, me la vedo io. Salve, Garner. Bella giornata, vero? Immagino che tu non mi sappia dire niente dell'incendio di ieri sera. No, infatti. Adesso è spento? Strano, quando siamo tornati la trivella era sparita. Ma dice davvero? Ok, ragazzi, portatela via. Non mi aspettavi, eh? Io veramente... Credevi che venissi da solo? No, no, niente affatto. Enna, cibo! State attenti, tenete gli occhi aperti. Angeyu a te! A toi bahateko! Angeyu a te! Che ha detto? Ha detto che è una faccenda che riguarda voi due, è personale. Rispondete solo se vi aggrediscono. Visto? Ho l'impressione che hanno avuto paura. Cabo, è un pezzo che aspetto questa occasione. Spero di non deluderla. Fatti sotto di destra, Daniel! Daniel!
ce la farà Garner a resistere? Dipende da Daniel. Guardate ragazzi, piove petrolio sull'Oklahoma! Chiudete! Bloccate il getto! Può riprendere la trivella, signor Garner. Se vuole, le pagheremo il noleggio. Già, quando? Domani, dopo la consegna. Tulsa è molto lontana. Come farai a trasportare quei 10.000 galloni alla... alla raffineria, prima che chiuda? Con l'oleodotto. Voglio proprio vedere come fare. L'ho comprato io ieri sera. Grazie per il petrolio. Tenetevi la trivella. Venite, ragazzi! Dammi l'ordine, Daniel, e lo stendo a terra. Lo brucio quel pozzo, ma che mi venga un accidente se glielo regalo. Bisogna trovare il modo di consegnare il petrolio. E che vorresti fare? Abbiamo solo 6 botti che si possono utilizzare. Ma abbiamo tavole, catrame e un'intera notte davanti a noi. Ci riusciremo. Funziona? Porta quelle botti, le riempiremo. Dovremo finire prima dell'alba. Quanto ne contiene, Nell? 500 galloni. Qui ho finito. Fermati giù sulla strada e aspetta gli altri. Su, fate presto. Lo sapete che non c'è tempo da perdere. Avete sentito? Sbrigatevi. Quel cowboy ha la stoffa per diventare un industriale. Come Jim Garner. Su, fate vedere che lavorate. Sapete, non ricordo mai in che senso gira la rotella sinistra. A destra? È logico. Ragazzi, è pronto il caffè? Ah, ma che piacere! Dammi una mano, Desprit. E sai, mia nonna diceva sempre: la strada che porta al cuore passa per lo stomaco. Oh! La colazione è pronta, ragazzi! Coraggio, venite! Caffè e sandwich. Su, non c'è tempo, tornate al lavoro. Mangeremo dopo, quando avremo finito. Ma Dan, non possono lavorare se non mandano giù qualcosa. Sono tutti stanchi, e anche tu. Sei pronta, Bessie? Verso io il caffè. Che hai intenzione di fare? Voglio rendermi utile. Stai facendo un po' di confusione. Non è vero questo. Non eri passata dall'altra parte. No, io non ho fatto niente. Come fai ad accusarmi? Hai dato per scontato che... Non mi dirai che stavi solamente chiacchierando con Jim Garner, vero? Daniel, un giorno o l'altro credo che ti prenderò a frustate. Tu, a mangiare! Ricordate, dovete avanzare in fila indiana! Non vi allontanate troppo! Bene, siete tutti pronti? Avanti!
Rockefeller fosse il mio valletto e la cena la servisse un re. Questo è il nostro sentiero, non c'è nessuna deviazione. Che cosa facciamo? Lo attraverseremo. Avanti. Bene. Rimettetevi in fila. Tu vai dove ti pare, io di là non ci passo. Rick, sali sul suo carro e guida tu. Vattene via. Sentito cosa ha detto? Via, muoviti. Avanti. Rendi conto di cosa trasportiamo. Se non sei d'accordo, puoi scendere. La barba ha preso fuoco. Dan, quei carri bruciano. Qualcuno ha avuto l'idea di spegnere il fuoco col fuoco. Sali su un altro carro. Va a prendere della legna. Se non arrivano subito, mia cara, è la fine. Credo che ce la faranno. È Daniel che li guida. Già, speriamo. Comunque è meglio che rimetta il caffè sul fuoco. Quando cambieremo i cavalli dovremo fare un altro lavoretto. Già. Avanti, coraggio ragazzi! Tra poco cambieremo i cavalli! Forza, dai! Stanno arrivando! Bessie! Bessie, stanno arrivando! Diamoci da fare, presto, presto! Ok, ragazzi, cambiate subito i cavalli. Dan, temevo che non ce l'aveste fatta. Ma sei ferito. Non preoccuparti per me. Vieni, ho delle bende sul carro. Se proprio mi vuoi aiutare, lasciami in pace. Sbrigatevi con quei cavalli. Abbiamo pochi minuti. Sta a sentire, sbruffone. Il fuoco ti ha forse dato al cervello? Eh? Se avessi trattato me nel modo in cui hai trattato quell'angelo, ti sarebbe arrivata una brocca in testa. Ci puoi contare, mio caro? Penso che tu faresti molto meglio a tenere la bocca chiusa. È quello che lei mi ha chiesto di fare. Guarda un po' che bel risultato. Cosa? Tu hai creduto che Katie fosse andata ad avvertire Garner. Invece non è così. Era te che voleva proteggere. Ha anche cercato di fermarti, ma tu... tu eri troppo preso dalla voglia di pareggiare i conti per poterlo capire. Lei l'ha fatto per te, perché non corressi qualche pericolo e questa è la tua riconoscenza? Ah, non so chi mi trattiene dal prenderti a schiaffi. Va subito da lei e vedi di chiederle scusa.
Giù, portami del caffè. Non credo di riuscire a medicare la ferita da solo. Mi chiedevo se tu potresti aiutarmi. Non stai facendo un po' di confusione? Ti chiedo scusa. Mi ero proprio sbagliato. Dai, siediti lì e fatti medicare. Scusa se ti ho fatto male, scusa. Già, è quello che dovrei dire io a te. Non ne parliamo più, d'accordo? Parliamo invece del posto lungo il fiume dove crescono i salici. Non l'hai dimenticato? Ma certo che non l'ho dimenticato. Mi ricordo della casa e del recinto per i cavalli. No, no, ci sarà una stalla, qui hai sbagliato. Dan, ho parlato con gli uomini. Sostengono che non ce la faremo ad arrivare per le 6. Comunque non possiamo arrenderci. Sono d'accordo, ma conosco Jim Garner. Dirà a Witherspoon di chiudere i cancelli all'ora esatta. Witherspoon? Charles Witherspoon? Sì, certo. È lui che ha detto alla chiusura dei cancelli? Sì. Ah, questa è una vera fortuna. Vedrete che ce la faremo. Vieni, sorella, c'è un lavoretto da fare, vieni. Ci vediamo a Tulsa. Mettiamoci in cammino. Aspetta almeno che attacchino i cavalli ai carri. Su, sbrighiamoci. Abbiamo molta strada da fare e pochissimo. Signor Garner. Che succede? Hanno rinunciato? No, hanno attraversato il fuoco. Soltanto 2 o 3 carri bruciati. Che stupido. Tutta fatica inutile. Adesso che facciamo? Rilassati. Dobbiamo solo aspettare. Gli ordini devono essere eseguiti. E speriamo che basti. Salve, Charlie. Oh, salve, signor Gardner. Prego, si accomodi. Allora, pare che la fortuna l'aiuti. Tra poco avrà la concessione. Prenda il cappello, andiamo fuori a festeggiare. La invito a cena. No, grazie, non posso uscire prima della chiusura. E poi devo firmare e mandare a Washington il suo contratto. È una questione burocratica, prenda il cappello. Verrei, signor Gardner. Ma devo stare fino alle 6. Hotel Brandy, mi fa compagnia? Sì, grazie, molto volentieri. Non c'è nessuna legge che lo impedisca. Ah! Tenetevi pronti, ragazzi, tra poco si parte. Brigatevi con quei carri, vi abbiamo finito. Tutto a posto? Sì, andiamo. C'è ancora molta strada da fare. Avanti! Dai, dai, dai! Beh, vogliamo andare? Mi dispiace, signor Garner. Non prima delle 6. Giusto, il dovere innanzitutto. Sa, ho dei programmi. E avrei pensato a lei. Ah, sì? Dovrebbe succedere da un momento all'altro. Stiamo a vedere. E con questo dovrebbero essere sistemati. Puoi andare più forte, mettiti in coda. Più avanti, ora non posso. Ehi, siamo quasi al tramonto. Smettila. Siamo arrivate. E
poi, con l'oleodotto, il petrolio arriva subito alla cisterna. Non mi dirà che ha intenzione di acquistare la raffineria? Ha afferrato l'idea ed è appena l'inizio. Insieme faremo grandi cose. Ma certo! Ecco, è a posto con la coscienza. Ora chiuda e andiamo a festeggiare. Ci sarà senz'altro Garner. Tu cerca di tenerlo occupato più che puoi. Io farò in modo che Charlie si scordi anche dell'anno in cui è nato. Quando ricco io sarò, in automobile andrò per le strade di New Orleans. Carissimo Charlie! Bessie! Oh, che piacere, come stai? Sono felice di vederti. Ma guarda, Jim Garner! Non immaginavo che fossi qui. Pura coincidenza. Salve, Jim. Non vorrei interrompere il vostro incontro, ma ricordi, sono già le 6. Ha ragione. Aspettatemi, vado a chiudere i cancelli. Torno subito. E poi andremo a festeggiare. Bene. Ah, no, non ci casco, Charlie. Me lo hai già fatto 15 anni fa, questo scherzetto. Questa volta non mi scappi, verrò con te. non mi sfuggirai più. Sono contento di vederti. Sì, anch'io. Ho da dirti un sacco di cose. Mi fa piacere. Continua, lo faccio lo stesso con te. Manca solo un miglio, coraggio Despri. Ok, ma non dirlo a me, dillo ai cavalli. Davvero non vuoi bere? No, grazie. Non vuoi congratularti con me? Prima di sapere il risultato, non porta male? Lo conosco già. Il cowboy era perdente in partenza. Lo sapevi anche tu. Ora parliamo di noi. Di noi? Abbiamo perso molto tempo, Kitty. Torniamo su quel treno. Questa volta andremo senza fermarci fino all'ultima stazione. Ti sposerò. Luna di miele alle cascate del Niagara. Che ne pensi? Sono scesa per sempre dal tuo treno, Jim. Perché ho deciso di salire sul carro di un cowboy. Eccolo che arriva! Charlie, dov'è il direttore? Credo sia andato via con la sua amica, signor Garner. Ce n'era più del necessario. E così ci sei riuscito. Ma c'è un ostacolo da superare. Non puoi portarlo ogni giorno in queste condizioni. Io avrei un oleodotto. E io avrei invece una proposta che le farò nel mio ufficio. Quando ne avrò uno. Andiamo di là. Il piacere non può ostacolare gli affari. Giusto, scusami. Dov'è Dan? È di là, sta parlando a Garner. Ma che è successo? Garner sta riflettendo sulla mia proposta. Oh, perché l'hai fatto, Daniel? Ora che sono ricco non voglio i suoi soldi. Pensavo di ridargli i $1,000. Tieni, Rick, ora puoi bere. Su, andiamo, qui siamo di troppo. Dan, sono felice. Sarai davvero un industriale, costruiremo quella casa lungo il fiume. E tua nonna potrà venire a vivere insieme a te. Chi? Tua nonna. C'è una cosa che ti devo confessare. Cosa?
È che io non l'ho mai avuta. Voglio dire, l'ho avuta anch'io, ma non la ricordo bene. Per me era soltanto una licenza poetica, ecco. Sei un imbroglione, un truffatore. Oh, Dan.